attenzione alle visite di falsi tecnici Enel. A malcontenta, una coppia di truffatori ha bussato alla porta di un'anziana chiedendo di sistemare un apparecchio a ridosso dei contatori di luce e gas. L'installazione aveva ovviamente un prezzo da pagare subito, 70 euro, ma la signora non si è fatta abbindolare, ha chiamato la figlia e i due si sono dileguati. Anche Martellago scende in campo contro il gioco d'azzardo. Il comune ha aderito al manifesto promosso da Lega Autonomie e Terre di Mezzo, il che significa impegno concreto, dagli incontri di sensibilizzazione al divieto di installare slot machine in aree pubbliche, nonché incentivi per quei locali che decidono di non tenere le diaboliche macchinette. Arriva il codice rosa in ospedale, una corsia preferenziale al pronto soccorso per le vittime di violenza. Si tratta di un progetto sperimentale annunciato dall'ULS 7 Pieve di Soligo. I pazienti in rosa avranno a disposizione una stanza apposita per garantire la privacy e personale specializzato, medici, infermieri, psicologi e anche avvocati. Ricchi sì, ma prudenti. I 20 magnati russi sbarcati nella Marca per fare shopping immobiliare hanno messo subito le cose in chiaro. Sono disponibili a fare business, ma a prezzi ragionevoli. A catalizzare il loro interesse, soprattutto la vasta area, 50.000 metri quadri, vicino al casello di Preganziol, dove a suo tempo aveva già messo gli occhi l'IKEA. Padova convive stabilmente coi topi, in città ce ne sono circa 400.000 che abitano fogne e spazi abbandonati, ma soprattutto i canali con chilometri e chilometri di argini, un habitat ideale. Il fenomeno è sotto il controllo dell'agenzia di igiene, le esche velenose agiscono dopo 4-5 giorni, così il topo non collega il cibo al male e non allarma i compagni. Ai padovani piace farlo il sabato, lo shopping. Secondo un'indagine Ascom Confcommercio, il momento preferito per gli acquisti è sempre il sabato pomeriggio, non certo la domenica. Il centro commerciale è la meta privilegiata, ma piace anche il mercato. Tutti aspettano i saldi per l'abbigliamento. Infine, cresce la fetta dei padovani che acquista online.